Ciao amici batteristi, bentornati nel canale. Oggi si ritorna con un video della serie Imparare dai grandi batteristi. Il protagonista di questo video è il mitico Sly Dunbar. Probabilmente molti di voi non lo conosceranno, io stesso non lo conoscevo. Ho dovuto fare una ricerca per scoprire chi è. Perché sono arrivato a lui? Beh, molto semplicemente ascoltando un brano di Grace Jones, Private Life, che è un intro di batteria che secondo me è bellissimo. Sly è un batterista giamaicano, classe 1952, e visto le sue origini, ovviamente è di estrazioni reggae. Tra l'altro un batterista che ha avuto modo di suonare con artisti di fama internazionale, come ad esempio Joe Cocker, Mick Jagger, i Simply Red, Bob Dylan e ovviamente anche Grace Jones, che abbiamo citato poco fa. Quello che avete sentito, l'intro di batteria del pezzo, è un feel secondo me molto interessante, soprattutto niente di difficile tecnicamente, ed è proprio per questo che secondo me ha il fattore wow. È super efficace musicalmente parlando, sta benissimo nel pezzo e con pochi elementi ha creato un feel secondo me veramente molto interessante. Con questa serie spesso vi ho fatto sentire feel, groove anche abbastanza intricati. Tra l'altro, se non hai visto video di questa serie, ti lascio su nelle schede giù in descrizione il link per andare a vedere gli altri video nella playlist. E appunto il messaggio che vuole passare è anche questo: non c'è bisogno di fare cose assurde. Questo soprattutto anche quando suoniamo con le band, a volte per fare un po', per far vedere che siamo capaci a suonare, rischiamo di fare delle cose difficili tecnicamente ma poco musicali. Questo è un esempio perfetto, effetto wow, non dovendo fare cose funamboliche. Allora, il feel originale viene suonato ovviamente con la batteria acustica e anche probabilmente una percussione. Si sente nella prima parte che c'è un tamburo molto tirato, tipo un timbales o qualcosa di questo tipo. In questo caso lo ricreo con un kit abbastanza standard, come vedete, cassa rullante, un tom e un timpano che molto probabilmente molti di voi hanno come set base. Così partiamo da questo e se poi volete modificarlo o se avete altri tamburi in più, appunto, si possono fare delle modifiche, e secondo me è anche questo il bello di questa serie. Prendiamo dei feel e poi, volendo, a vostro piacimento si possono modificare. Quindi il feel si sviluppa su due battute, quindi un feel veramente imponente, e parte con un flam di rullante subito bello deciso. Mi raccomando, il flam sulla bacchetta che suona forte e giù la bacchetta che suona piano, che arriva un po' prima. Non questo, ma questo, ok? Molto importante. E poi abbiamo una figura che io suonerò sul tom 1, come scritto appunto nella canzone è una percussione, che fa questo. Molto basilare, nulla di assurdo, ve lo faccio risentire ancora. Se avete delle difficoltà a leggere questa parte, potete anche partire solo sul rullante, come una lettura, diciamo, sul tamburo molto semplice, e poi pian piano trasportarla prima col flam sul rullante, poi sul tom 1. Sono partito diretto con, diciamo, la battuta completa perché non è nulla di assurdo. Ora però andiamo a guardare la seconda battuta, che è ancora più interessante secondo me, proprio perché inizia con questa figura. Praticamente è un 3 su 4, spostiamo gli accenti ogni 3 note su 4, quindi su dei sedicesimi, su delle divisioni da 4 note. E appunto la prima figura, questa qua, io consiglio di studiarla separatamente, anche il loop, proprio per abituarsi. È importante non confonderci con le terzine, non è 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, ma sono dei sedicesimi, quindi 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ovviamente poi si crea un ciclo e non è proprio quello che ci interessa a noi, però pensate sempre ai sedicesimi, ecco, non confondiamoci con le terzine. Quindi quando avete preso un po' di confidenza con questa figura potete passare anche al resto del film. Ma prima voglio dirvi che questa figura la potete fare con due sticking,
o alternando semplicemente le mani. Ok, oppure potete farlo con la destra sui tom e la sinistra sul rullante. Sta un pochettino a voi a come vi trovate comodi. A me piace farlo con due mani sui tom, quindi a colpi alternati e colpi singoli, perché mi sembra di dare un po' più di decisione anche al rullante, soprattutto ad alte velocità. Lo so fare in entrambi i modi, però mi viene neanche più facile, ma mi piace di più farlo in questo modo, nonostante io non sia un super fan dei colpi singoli, quindi è tutto dire. Quindi ve lo faccio sentire a colpi singoli, aggiungendo la seconda parte del fill, che sono semplicemente due ottavi di cassa e rullante crash, in questo modo. Se avete due crash, uno a destra e uno a sinistra, vedete voi dove vi trovate più comodi, lo faccio vedere anche dall'altra parte. Quindi mettendo insieme tutta la battuta viene fuori questo. Di nuovo, 3, 4. Ora l'obiettivo finale è quello di mettere insieme le due battute, ripartendo ovviamente da quella con il flam all'inizio e per arrivare a questa che abbiamo appena suonato. Il risultato finale è questo qua. Poi se vi sentite particolarmente lanciati potete anche provarlo a collegare un groove, come ad esempio quello della canzone, che è una cosa di questo tipo. Non sto qua a farvi il tutorial anche di questo groove perché ci stiamo focalizzando su fill, però potete volendo collegarlo a qualsiasi tipo di groove, ecco, però si sposa bene con questo andamento un po' reggeggiante, ecco. Come avete sentito, nulla di assurdo, però secondo me con la musica sta veramente bene. Come detto, il messaggio che voglio farvi passare è che non dobbiamo sempre far cose difficilissime nella batteria. In generale a livello musicale, questo vale anche per altri strumenti, però ovviamente suono la batteria, insegno la batteria e parlo di quello che conosco. Quindi mi raccomando ragazzi, non strafate. Vedete che con anche un fill relativamente semplice, per carità, non è banale per tanti, però potete avere un risultato veramente molto interessante. Bene ragazzi, siamo arrivati ormai alla conclusione di questo video. Spero vi sia piaciuto e che soprattutto vi sia stato utile. Se così è stato, vi invito a lasciare un bel like e un commento proprio sotto questo video. E se ti fa piacere e hai voglia di supportarmi, ti invito ad iscriverti al canale attivando la campanellina. Tra l'altro ho notato che tantissimi di voi, quasi l'80%, guardate i miei video ma non siete iscritti, malissimo, quindi mi raccomando iscrivetevi, è gratis, non costa nulla, per me è un gesto che veramente fa tantissima differenza. E inoltre ovviamente se ti fa piacere e vuoi sapere che cosa combino più nel quotidiano ti invito a seguirmi anche su Instagram. Ci vediamo al prossimo video, ciao!